Lei ricorda se il Peluso fece cenni o gli parlò anche della strage Falcone? Per accreditare i discorsi che mi stava facendo, parlò tutta di una serie di situazioni che riguardavano la strage di Falcone, altrimenti chi me lo doveva dire a me se non era lui? Ha fatto i riferimenti di come fu riempito il canale di Scolo con gli skateboard, ha fatto riferimento che c'erano persone esterne a Cosa Nostra. E soprattutto ha fatto riferimento alla frase famosa che io mi è rimasta impressa, sia ancora brusca e convinto che il telecomando lo ha schiacciato lui. E quindi io di questa cosa rimasi sbigottito, rimasi senza parole. Le Rispetto a parole Giovanni esatte Bruno. che disse Peruso furono queste. Sì. Ma tu pensi? O meglio, Giovanni Brusca ancora è convinto che il tasto lo ha premuto lui. Queste furono le parole esatte che disse. Quindi da Basta. questo deduco che non l'ha premuto lui. C'erano altre persone, non è, come potevano fare quattro pedane a fare una cosa del genere? Ma c'è bisogno che ti spiego tutte cose. Io lì atterrisco, mi rendo conto che, cioè, sta dicendo. Quello che mi dice lo confronto con quello che mi arriva da parte di Porto, che mi dice che era un infiltrato dei servizi, che aveva fatto servizio al Sismi, che aveva fatto i corsi al Colmoskin, che era un esperto artificieri, che era stato usato per tanti lavori sporchi, che era uno dei bracci armati di La Barbera. Sono tutte cose che io dicevo, capisce che è tutta una serie di informazioni che portano a un quadro a dire poco inquietante.